talk show, dibattiti televisivi, controrisposte tra politici rispecchiano la comune tendenza ad affermarsi a discapito degli altri, a urlare sopra. Un volume alzato che sembra voler vincere su una sorta di sordità interiore collettiva. Se pensiamo all'urlo di Edvard Munch, profezia dei nostri giorni, il grido raffigurato risulta infatti muto e solitario. Ma questo terrore muto non è forse legato a doppio filo all'escalation di aggressione verbale, digitale, armata a cui oggi si assiste sbigottiti? Quanta violenza potrebbe essere prevenuta o medicata invece con l'arte dell'ascolto? Thomas Gordon, psicologo del secolo scorso, basava il suo metodo di risoluzione dei conflitti proprio sull'ascolto attivo. Per provare a capire cosa sia l'ascolto attivo e quanto sia cruciale in ogni sistema relazionale a partire dal nostro quotidiano, interpelliamo Enrica Sarrecchia, francescana secolare, psicologa e impegnata nell'ambito della formazione. Attualmente Enrica ha un ruolo di responsabilità nell'OFS a tutti i livelli, locale, regionale e nazionale. In Consiglio nazionale in particolare è stata eletta a maggio scorso. Un sì al servizio, il suo, che è segno di quella fiduciosa disponibilità agli altri che scaturisce dall'ascolto. Intervistiamo Enrica allora dopo la sigla. Enrica, benvenuta al nostro spazio formativo. Ciao Roberta, ben trovata. Ciao. Partiamo dalla prima domanda. Che cos'è l'ascolto attivo e perché è così importante nelle relazioni umane? L'ascolto è alla base di ogni comunicazione. Noi siamo in una società, in un tempo in cui usiamo tante parole, ma non si comunica. E infatti la gente è sola. Non comunichiamo perché la comunicazione è stata svuotata del suo vero significato. Mm-hmm. Comunicare in realtà vuol dire innanzitutto saper entrare in relazione con l'altro che ho davanti. E in questo senso, quindi, alla base di ogni comunicazione efficace, di ogni comunicazione vera, c'è innanzitutto la capacità di saper ascoltare. Mm-hmm. Ma l'ascolto è qualcosa in più di qualcosa di verbale, no? Che ci arriva alle orecchie, diciamo. L'ascolto attivo è l'empatia. Cioè la capacità di metterci nei panni dell'altro. Chi ho davanti? Che cosa pensa davvero? Quali emozioni sente mentre sta provando a relazionarsi con me? È a suo agio? Si sente accolto? Ecco, tutte queste domande ce le facciamo mentre proviamo a comunicare con l'altro? L'ascolto attivo, inteso in questo senso, cioè come empatia, ci consente di stabilire un contatto emotivo con l'altro, con l'interlocutore, e questo è alla base del saper costruire le relazioni. Quindi, dicevo, l'ascolto è qualcosa di molto più profondo del semplice udire, perché l'udito è una funzione fisiologica, l'ascolto è una capacità cognitiva e come tale presuppone un certo grado di attenzione. Dunque scelgo volontariamente di centrarmi sull'altro, sul suo vissuto, lo pongo al centro della mia attenzione. Allora perché è così difficile ascoltare davvero, specialmente nelle nostre relazioni personali? Probabilmente perché siamo sempre troppo centrati su di noi. Siamo tutti degli individualisti, convinti che nell'era dei social il contatto e la comunicazione siano più semplici. Lo sono da un punto di vista tecnico, nel senso che siamo sempre tutti iperconnessi, quindi comunicare è semplice, ma nella realtà siamo tutti chiusi in una bolla di solitudine e quando cerchiamo di entrare in relazione abbiamo un disperato bisogno di affermare che ci siamo, che esistiamo, che abbiamo idee, opinioni, sentimenti e quindi parliamo, ci riempiamo di parole, ma in questo modo rischiamo di dimenticarci dell'altro che abbiamo davanti e anche dell'essenza della vera comunicazione che è relazione, non può essere solo il mio bisogno di affermarmi. Certo, allora facciamo un passo indietro e torniamo a noi stessi. Quanto influisce il sentirsi ascoltati sul nostro benessere emotivo?
Io direi che è un bisogno irrinunciabile. Tra i nostri bisogni primari c'è il bisogno di essere visti e riconosciuti. Il neonato, quando piange, è perché vuole che la mamma vada da lui, lo prenda, lo rassicuri. Ecco, simbolicamente noi conserviamo questo antico bisogno anche in età adulta e quando entriamo in una relazione, ovviamente relazione significativa, desideriamo che l'altro ci veda, ci accolga. Così come siamo, con i nostri bisogni, col nostro sentire, col nostro carattere, non secondo le sue aspettative, ma come siamo noi. Chiaramente siamo chiamati allo stesso modo ad accogliere l'altro, cioè dobbiamo ricordarci che questo nostro bisogno è anche il bisogno dell'altro, sempre ricordando che ascolto non è solo verbale, no? Ma è soprattutto ascolto emotivo dell'altro. Enrica, come influiscono le distrazioni digitali sulla nostra capacità di ascolto? Rischiamo, secondo me, oggi di essere delle vittime inconsapevoli a volte degli strumenti digitali, soprattutto lo smartphone, no? Che è la nostra naturale appendice. Quanto tempo dedichiamo ogni giorno a guardare Facebook oppure WhatsApp? Ne siamo consapevoli di questo tempo? Il bisogno di contatto, di comunicazione, ci spinge sempre a essere online, proprio perché è semplice, no? Come dicevamo prima, tecnicamente semplice. Quindi pubblichiamo dei post, mandiamo messaggi, aspettiamo dei messaggi. Certo, questo riguarda soprattutto il mondo dei giovani, chiaramente, però credo che in realtà riguardi anche molti adulti, molti di noi. Altro che. E quando sentiamo il suono della notifica del cellulare, la curiosità di andare lì a leggere che cos'è, chi ci scrive, che cosa arriva, è un richiamo molto forte. Però quella notifica ci distrae dalla realtà. Anche se, per esempio, stiamo, non so, chiacchierando con un amico, può capitare che quella notifica ci distragga, quindi abbandoniamo un attimo la realtà per andare a rincorrere qualche altra cosa. Ma rincorrendo i contatti digitali, rischiamo di perdere il contatto con le relazioni reali, anche se ovviamente le relazioni possono comportare anche, come dire, dei rischi, no? Cioè ogni relazione vera comporta un rischio, ma Bene. fa parte del gioco. Il vero incontro con l'altro presuppone innanzitutto la volontà di esserci a 360 gradi, testa, cuore e mente. E la prima forma di accoglienza è proprio porre attenzione volontariamente a chi ho davanti, accettando anche la paura o la difficoltà che la relazione può implicare. Nella lettera a tutto l'ordine, Francesco d'Assisi chiedeva ai fratelli di inclinare l'orecchio del cuore. Dove ritrovi nell'esperienza del poverello la sensibilità per un vero ascolto? Francesco ha saputo svuotare se stesso per fare spazio all'altro, per mettersi al servizio degli ultimi, essendo lui stesso ultimo tra gli ultimi. Ma prima di tutto la sua vita è stata basata sull'ascolto di Dio. Quante volte ha ripetuto la domanda: che cosa vuoi che io faccia? Signore, cosa vuoi che io faccia? Ecco, questa domanda, che è una ricerca, no, interiore, lo ha accompagnato in quella che è stata la sua ricerca vocazionale. Vocazione è proprio questo, vuol dire rispondere a una chiamata, ma per rispondere mi devo mettere in un atteggiamento di ascolto. E questo probabilmente è ciò a cui siamo chiamati anche noi, francescani secolari, un ascolto attento, certamente di noi, intendiamoci, non dobbiamo dimenticarci di noi, ma un ascolto attento dell'altro, che parta da un ascolto di Dio nella nostra vita. E poi ecco un po' l'invito a mettere l'altro al centro, appunto della mia attenzione, della mia vita, invece di pronunciare sempre quel pronome io, no? Così ingombrante a volte, dovremmo iniziare a pronunciare più spesso il tu, rivolto a Dio innanzitutto, e il noi, che ci rende fraternità, sull'esempio di Francesco. Sarebbe il modo migliore per iniziare a cambiare il mondo. Enrica, Davvero. grazie per essere stata con noi e ci. Grazie Roberta, grazie a te, grazie a voi. A A te, alla prossima occasione e a presto. Ciao. presto, ciao. Ciao.